Tu che ami la scienza e non ti sei ancora iscritto al nostro canale? Beh, fallo subito e non te ne pentirai. Ogni settimana infatti ci saranno delle novità. Se vuoi seguire le nostre attività, seguici su Instagram e su Facebook e vai a leggere gli articoli che scriviamo sul nostro blog. Non te ne pentirai, fidati. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi affronteremo una tematica molto importante per il settore scientifico, soprattutto in Italia, ovvero la cosiddetta fuga di cervelli. Per chi non la conoscesse, la fuga di cervelli è il trasferimento per motivi lavorativi o di studio da parte di o studenti, appunto, o giovani ricercatori che devono abbandonare il nostro paese e recarsi in paesi europei o extraeuropei per trovare lavoro. La fuga dei cervelli interessa in particolare la ricerca scientifica perché in Italia è messa in secondo piano. Lo Stato infatti vuole investire i suoi soldi altrove e la maggior parte della ricerca viene fatta in istituti privati che vengono finanziati da filantropi oppure in alcuni casi nelle università italiane. I ricercatori che magari hanno lauree, dottorati, sono il più delle volte sottopagati rispetto alla responsabilità che hanno, oppure vengono retribuiti tramite quelle che sono le borse di studio, quindi viene data una borsa di studio da un valore ad esempio di 10.000 euro e questi 10.000 euro vengono suddivisi nei 12 mesi dell'anno e quindi il ricercatore va avanti con magari 800-1.000 euro al mese rispetto al grado di istruzione che ha, specializzazioni, dottorati che comunque dovrebbero contribuire a far salire la retribuzione di un lavoratore. Oltre alla ricerca scientifica, anche il settore ingegneristico ha avuto un calo, sia per quanto riguarda il numero di ingegneri iscritti nelle facoltà italiane e sia per quanto riguarda quegli ingegneri che si specializzano in ingegnerie come l'aerospaziale piuttosto che ingegnerie più particolari che non trovano lavoro in Italia perché in Italia non sono settori su cui si investe ma che devono andare all'estero come in Germania per trovare lavoro poiché in quei paesi invece ad esempio l'ingegneria aerospaziale piuttosto che l'ingegneria meccatronica è trattata più in dettaglio. Il fenomeno infine interessa i medici, non ci sono più così tanti medici, i medici che ogni anno vanno in pensione non vengono adeguatamente rimpiazzati con nuovi camici bianchi che si iscrivono alle università, sia perché le borse di studio per le specializzazioni sono in calo, quindi come per gli ingegneri, i medici una volta laureati devono andare all'estero perché il numero di borse di studio per le specializzazioni nelle università italiane non è così alto da coprire tutti i laureati, e sia perché il metodo di selezione dei nuovi iscritti alla facoltà di medicina è sempre più chiuso, ci sono sempre meno posti e speriamo che piano piano ne aggiungano ulteriori, dato che i medici sono una figura professionale importante per la salute del nostro paese. Speriamo che piano piano la situazione migliori, non solo perché i ricercatori, gli ingegneri e i medici sono importanti per il nostro paese, ma anche per un discorso di orgoglio nazionale. Infatti i più grandi scienziati della storia che hanno portato delle innovazioni, un rinnovamento di alcune materie scientifiche come la medicina moderna sono italiani, quindi è nel nostro interesse investire e aumentare il numero di professionisti per il nostro paese. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Mettete mi piace e condividetelo a più non posso, così che il messaggio arrivi magari anche ai ministri del nostro paese, così che possano veramente capire che la situazione non va affatto bene. Ci vediamo al prossimo video!